Ciao, la pratica che ti propongo oggi è una sequenza breve, abbastanza semplice, quindi anche per chi è nuovo alla pratica dello yoga. Andiamo a sincronizzare respiro e movimento. Sicuramente farlo al mattino, appena svegli, ci aiuta a sincronizzarci con il nostro respiro, con le nostre funzioni interne, e a dare un senso di ritmo a tutta la giornata. Praticarla durante la giornata e durante la sera ci aiuta ad abbassare quelle che sono le nostre perturbazioni mentali, quindi tutti i movimenti del pensiero, ci riporta a uno stato di attenzione e di ascolto interno. Quindi possiamo praticarla al mattino, pomeriggio, la sera, in ogni momento della giornata. E sempre con attenzione, con rispetto e mettendo sempre il punto sull'aspetto fondamentale dello yoga che è il respiro. Quindi lasciamoci fluire con ogni respiro, appoggiandolo sul movimento e ogni movimento, mi raccomando, facciamolo respirando. Senza mai stare in apnea né in affaticamento respiratorio. Ok, iniziamo insieme. Prima guido la sequenza divisa in due parti, vedremo insieme la prima parte, come costruirla, la seconda parte, poi la pratichiamo insieme. A un certo punto vi lascio praticarla da soli. Io ovviamente continuerò a farla, però sarò in silenzio, quindi vi lascio fluire con la sequenza ogni volta che avete bisogno, basta che guardate il video. Buona pratica. Bene, ci sistemiamo in quadrupedia e iniziamo a vedere la prima parte della sequenza. Andiamo piano, un passo alla volta e la costruiamo insieme. Ok, quadrupedia, sistemiamo gli appoggi, le ginocchia divaricate alla stessa larghezza dei fianchi. Appoggio gli avampiedi, quindi le dita ben flesse verso l'interno. Sposto le mani circa un passo, un palmo più avanti e tengo una quadrupedia un po' più aperta, un po' più larga. Ok, iniziamo a dare mobilità alla colonna con la rotazione del bacino. Ruoto il bacino avanti, inspiro, estendo la schiena, sollevo leggermente la testa per aprire la gola. Le braccia tese, espiro, il bacino ruota indietro, l'addome rientra, fletto schiena e collo, aumento lo sterno. Inspiro, il bacino ruota avanti, la schiena si estende. Per ultima la testa si solleva, bocca rilassata, guardo avanti. Espiro, il bacino ruota indietro, addome rientra, fletto. Il collo, mento allo sterno. Inspiro, braccia tese, mani ben premute a terra. Espirando, le mani spinte a terra, mi spingono indietro, ruoto leggermente indietro il bacino, l'addome rientra e vado a sedermi sui talloni. Mi siedo grazie alla spinta delle mani. Inspiro, le mani ben appoggiate mi trazionano di nuovo su. Al centro, il bacino ruota avanti, la schiena si estende, il movimento arriva fino alla testa dove si solleva leggermente il mento in avanti. Espiro di nuovo, il bacino ruota indietro, l'addome rientra, le mani mi spingono giù. Le mani continuano a spingere, l'addome è attivo, stacco le ginocchia, sollevo i fianchi. Le ginocchia restano piegate, braccia tese. Mani ben premute, addome attivo, respiro. Ok, da qua piano, distendo le gambe, sposto il peso avanti, portando le spalle perpendicolari sui polsi. Allontano le spalle dalle orecchie, la testa in linea con la schiena, l'addome attivo, respiro. Mi raccomando, le dita delle mani ben divaricate, ben spinte. Ok, da qui torniamo indietro. Piego prima le ginocchia, con le mani mi spingo indietro,
glutei verso i talloni e poi con ordine appoggio le ginocchia e le mani mi ritrazionano in quadrupedia. La ripetiamo senza fretta, attenzione ad ogni gesto, non dobbiamo avere fretta di arrivare a finire la sequenza né di tornare indietro. Un passo alla volta, godiamoci ogni passaggio. Ok, quadrupedia un po' più larga, quindi le mani un po' più avanti rispetto alle spalle. Inspiro, bacino ruota avanti, la schiena si estende, sollevo un po' la testa. Espiro, bacino ruota indietro, l'addome rientra, spingo con le mani, le braccia tese, vado indietro glutei, verso i talloni, mi appoggio bene con i glutei in direzione dei talloni, stacco le ginocchia, sollevo i fianchi, resto con le ginocchia piegate, respiro, addome attivo, distendo le gambe, sposto il peso in avanti, vado nella tavola, in dandasana, spalle perpendicolari ai polsi, dita delle mani ben aperte, addome attivo, respiro. E da qua, torniamo indietro, piego le ginocchia, vado indietro, fianchi verso l'alto, braccia tese, e poi da qua con ordine, appoggio le ginocchia, le mani mi trazionano, torno in quadrupedia. Appoggio dorso dei piedi, cammino indietro con le mani, divarico un po' le ginocchia, mi siedo sui talloni, una mano sopra l'altra, fronte sulle mani, respiro. E intanto che il respiro rallenta e torna a fluire in modo naturale, mentalmente ripasso la sequenza. Ogni passaggio lo ripeto mentalmente. Inspiro ed espiro, lascio andare il peso della testa, delle spalle, della schiena e mentre respiro visualizzo ogni passaggio della sequenza. Bene. E da qua piano, spingendo con le mani a terra, distendo le braccia, sollevo la schiena, appoggio le mani, riporto le ginocchia al centro e ritorno in quadrupedia. Teniamo la quadrupedia un po' più larga, come prima, appoggio gli avampiedi, le dita ben flesse all'interno. Inspiro, bacino ruota avanti, estendo la colonna, sollevo un po' la testa. Espiro, il bacino ruota indietro, la schiena si flette il collo, aumento lo sterno, fuori tutta l'aria. Inspiro, cercate di non serrare i denti. Espirando, il bacino ruota leggermente indietro, le mani spingono sul tappetino. Vado indietro glutei verso i talloni, fuori l'aria, inizio a staccare le ginocchia, sollevo i fianchi verso l'alto, respiro, sposto il peso avanti, spalle perpendicolari ai polsi, addome attivo, ok, da qua attenzione, addome attivo, contraggo leggermente i glutei, spingo bene con le mani mentre il bacino scende, braccia tese, la schiena si estende, guardo avanti, spalle basse e poi torno. Torno in linea, un passo avanti, appoggio un ginocchio, l'altro, mi sollevo,
Appoggio le mani ai fianchi. Le mani abbracciano bene tutto il fianco, le spalle ruotano indietro, le scapole si avvicinano al centro, i gomiti indietro. Inspiro ed espiro. Inspirando, addome attivo, allungo verso l'alto, espando bene il torace, il petto, espiro una leggera estensione indietro. Inspiro, torno al centro, espiro, addome attivo, mi raccomando, l'addome ci protegge la schiena, espiro. Inspiro, torno e poi piano riappoggio le mani, un passo indietro, l'altro, torno in quadrupedia. Sistemo la posizione un po' più larga rispetto alla quadrupedia tradizionale e ripetiamo tutto dall'inizio. Il respiro fluisce spontaneo. Appoggio ogni gesto al respiro, quindi mi raccomando, respiro fluido, senza pause, senza apnee. Inspiro ed espiro. Okay. Inspiro, il bacino ruota avanti, la schiena si estende, sollevo leggermente la testa, guardo avanti. Espiro, il bacino ruota indietro, le mani mi spingono indietro appoggiando i glutei sui talloni, braccia tese, piano inizio a staccare le ginocchia, sollevo i fianchi, resto ancora con le ginocchia un po' piegate, sposto il peso avanti, spalle perpendicolari sui polsi, allineo la testa, addome attivo, contraggo leggermente i glutei, il bacino scende, la schiena si estende, guardo avanti. Torno in linea, addome attivo, faccio un passo avanti con un ginocchio, con l'altro, mi sollevo, abbraccio bene i fianchi, inspiro, allungo bene la schiena, addome attivo per proteggere la schiena, spalle ruotate indietro, espiro, leggermente estendo. Inspiro, espiro. Inspiro e piano riappoggio le mani, un passo indietro, l'altro, appoggio il dorso dei piedi, divarico un po' le ginocchia, una mano sopra l'altra, fronte sulle mani. Diamo il tempo al corpo e al sistema di assorbire gli effetti di ogni gesto, e intanto che il respiro rallenta e torna a fluire regolare, mentalmente ripeto ogni passaggio della sequenza. Bene, ci solleviamo, poggiamo le mani, le braccia si distendono, riportiamo le ginocchia al centro, cerchiamo di vivere ogni gesto nella pratica dello yoga in modo presente, in modo consapevole, ogni minimo gesto, anche fosse lo spostare un dito. Torniamo in quadrupedia, le mani leggermente spostate avanti di circa un palmo, gli avampiedi appoggiati. Entriamo nell'armonia della sequenza sincronizzando respiro e movimento. Respiro fluido, sempre presente, e ogni gesto si appoggia sul respiro. Di nuovo la pratichiamo insieme, tutta, lentamente. Inspiro,
Il bacino ruota avanti, la schiena si estende, sollevo leggermente la testa. Espiro, il bacino ruota indietro, l'addome rientra, le mani mi spingono indietro con i glutei verso i talloni. Addome attivo, le mani ben premute, braccia tese. Inizio a sollevare le ginocchia, rimanendo con le ginocchia piegate. Sistemo la posizione delle braccia tese, la testa in linea. Allontano le scapole dal centro della schiena e poi sento se piano piano inizio e riesco a distendere un po' di più le gambe. Se la postura è ancora troppo intensa, resto con le gambe leggermente piegate. Addome attivo, respiro. Sposto il peso avanti, spalle perpendicolari ai polsi. Sistemo la posizione della testa, addome attivo. Il bacino inizia a scendere, i glutei attivi, leggermente contratti. Il bacino scende, la schiena si estende. Spalle basse, lontane dalle orecchie. Guardo avanti. Dita delle mani ben premute a terra. Ritorno in linea. E poi un ginocchio a terra. L'altro. Sollevo con le mani, abbraccio bene il bacino, inspiro, allungo, attenzione a non andare indietro durante la fase di estensione, ma piuttosto cercare di allungare la parte anteriore del pube all'ombelico, dall'ombelico al centro del petto, dal centro del petto alla gola. Inspiro, allungo. Gomiti ben indietro, scapole vicino al centro, espiro, estendo. Inspiro, allungo. Espiro, estendo, leggera estensione. Inspiro, e più piano inizio a tornare. Quadripedia. E ricominciamo. Cercherò di guidarla sempre meno, fino a lasciare che il respiro e il corpo si sincronizzino e si viva la sequenza in modo armonico e fluido. Quadrupedia un po' più larga, inspiro, espiro, vado indietro. Piano piano inizio a sollevarmi. Scelgo se tenere le ginocchia piegate oppure distese le gambe. Sposto il peso avanti. Prima aggiusto il corpo e poi scendo. Prima ritorno al centro e poi appoggio un ginocchio alla volta a terra. Estensione leggera. E poi ricomincio. Sull'onda del respiro, un respiro e un movimento in armonia. Thank you.
poi mi fermo e porto disteso la schiena sul tappetino. Le braccia lungo il corpo, le ginocchia piegate. Inspiro ed espiro. Sollevo i piedi. Appoggio le mani dietro le ginocchia. Poi lentamente distendo le gambe, le mani sostengono le gambe, la testa scivola indietro, il mento abbassato allo sterno e respiro. Inspiro ed espiro. Piego le ginocchia. Spiro le mani da sotto. Resto con le gambe raccolte al petto. Porto le braccia all'altezza delle spalle e le mani appoggiate. Inspiro. Espirando scendo con le gambe verso il lato sinistro. Ruoto i palmi verso l'alto, la testa gira leggermente verso la spalla destra e la mano sinistra si appoggia sul ginocchio destro. Resto immobile e respiro. Inspiro, riappoggio le mani, attivo l'addome, espirando riporto le gambe al centro e la testa. E poi di nuovo inspiro, espirando scendo con le gambe a destra. Ruoto i palmi delle mani verso l'alto, la testa ruota leggermente in direzione della spalla sinistra e la mano destra si appoggia sul ginocchio sinistro. Resto immobile e respiro. Inspiro, riporto le mani in appoggio, attivo l'addome, espirando, torno al centro con le gambe, la testa, riporto le braccia lungo il corpo, appoggio i piedi, scivolo indietro con la testa, abbassando il mento allo sterno, allontano le spalle dalle orecchie, spingendo con i piedi a terra, sollevo i fianchi, li porto verso l'alto e poi lentamente riappoggio tutta la schiena.
Distendo una gamba, l'altra. Rilasso le braccia, ruotando i palmi delle mani verso l'alto. Pratico un lungo e profondo inspiro ed un lungo e profondo espiro attraverso la bocca. E poi lascio la mandibola rilassata, il viso rilassato. Abbandono completamente tutto il peso del corpo e per qualche minuto resto disteso e lascio che gli effetti della pratica vengano assorbiti dal corpo, dal sistema. E semplicemente respiro. Bene. E poi pratico un respiro un po' più lungo ed espirando inizio a riportare movimento al corpo, alle mani, ai piedi, alla testa che ruota su un lato e l'altro. Piego le ginocchia, raccolgo le gambe, oscillo un po' da sinistra a destra con la schiena. Fino a spostarmi completamente sul fianco destro, la mano va a sostenere la testa. Un paio di respiri per dare al corpo il tempo di riorganizzarsi in una posizione diversa. E poi da qua, aiutandoci con le mani, ci riportiamo seduti. Prima di ritornare alla nostra quotidianità, prendiamoci un attimo di tempo, rimaniamo seduti ad occhi chiusi, pratichiamo qualche respiro lungo, profondo. Ringraziamo il nostro corpo e il nostro respiro per la pratica che ci ha concesso di fare oggi. E poi con un paio di battiti di ciglia, piano piano, riapriamo gli occhi. Grazie.